professor Musatti e Moravia. Io mi rivolgo a voi come a due autorità e vi chiedo che senso può avere fare un'inchiesta come quella che ho cominciato. Tu, Moravia, che ne pensi? Penso che sia bene farla, qualunque siano gli effetti e i risultati di questa intervista, perché è una cosa che si fa per la prima volta, cioè per la prima volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano cinema verità. E per la prima volta questo cinema verità in Italia parla della questione sessuale, la quale è tabù non soltanto sullo schermo, ma perfino nei salotti o nelle conversazioni abituali. Perciò credo che in sé per sé l'intervista sia bene farla. Ma io penserei che la gente o non risponde o risponde in modo falso. E questo per quale ragione? Per ignoranza del problema o per paura? Ma è vero, lei sa che da un punto di vista psicoanalitico l'ignoranza e la paura non sono due cose staccate. Esiste una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo a noi stessi determinate cose perché ce ne difendiamo, e allora queste cose le ignoriamo. E per ciò che riguarda il sesso è proprio così. Una specie di crociata contro l'ignoranza e la paura. Insomma, questi sono i termini più o meno di una dissacrazione, non ti pare, Moravia? Sì, e questo è quello che volevo dire, è una dissacrazione.